Il progetto è promosso dall'Associazione Boom di Brescia e coinvolge il direttore dell'immunoematologia e medicina trasfusionale Massimo Franchini, che con il dottor Giuseppe De Donno e Claudia Glingani forma l'equipe che per prima e con successo ha aiutato i pazienti affetti da Covid-19 con il plasma ricco di anticorpi delle persone guarite. A tutt'oggi, infatti, a Mantova sono stati arruolati più di 500 donatori di plasma iperimmune e trasfusi circa 300 pazienti. La struttura sarebbe in grado di raccogliere e conservare il plasma iperimmune prelevato non solo a Mantova, ma anche nei territori limitrofi, contribuendo così all'autosufficienza regionale. Noi ci proponiamo quindi come banca per raccogliere il plasma in tutta la provincia di Mantova, ma anche nelle aree limitrofe alla provincia di Mantova, quali la provincia di Brescia, Cremona ed altre province, tenendo conto che di fatto una banca del plasma iperimmune non esiste. La raccolta del plasma iperimmune è un'attività estremamente complessa che richiede sia di personale altamente specializzato per la lavorazione e la validazione del plasma e richiede anche un'organizzazione molto rodata, molto solida per la convocazione dei donatori e la selezione dei donatori di plasma. Su 100 potenziali donatori di plasma iperimmune, solo 10 o 15 alla fine risultano idonei e possono raccogliere plasma. Massimo Franchini, membro per l'Italia del progetto della Comunità Europea sul plasma, che ha lo scopo di dettare gli standard per la raccolta e l'utilizzo del plasma iperimmune, spiega come sarà il funzionamento di questa banca. Ci proponiamo di raccogliere il plasma essenzialmente qui a Mantova e anche presso la struttura Avispark, ma noi facciamo da collettori verso tutti quei potenziali donatori che vengono da qualsiasi parte della regione Lombardia, cioè chi vuole donare plasma iperimmune e si candida può contattarci, quindi può venire dopo a Mantova qui a donare plasma. Ovviamente è una banca nostra locale provinciale, però è una banca aperta a tutte le altre province, a tutta la regione Lombardia, sia per la raccolta di plasma, come vi ho detto, ma anche per la cessione di plasma iperimmune nel caso in cui ve ne fosse bisogno. La banca si occuperà anche della validazione finale del plasma e si punta a raccogliere almeno 1000 unità di plasma iperimmune corrispondenti a 2000 dosi terapeutiche.